ascoltato, ma per lo sforzo che si vede c'è stato per preparare il seminario, di trovare la misura giusta tra realismo, come hai fatto te adesso, Andrea, sulla situazione complessa nella quale viviamo, ma non rinuncia ad accettare una sfida per cambiare le cose. Io voglio interloquire con le proposte che avete fatto, anche tentando di spiegare quale io credo sia la sfida fondamentale che abbiamo davanti e come possiamo costruire un rapporto affinché anche una nuova generazione sia la protagonista dei prossimi anni di ricostruzione di una dignità della politica e delle istituzioni in questa nostra regione. Parto da un punto che io credo sia importante essere di partenza, perché con alcuni di voi ci conosciamo, con altri ci conosciamo meno, con altri non ci conosciamo proprio, e quindi penso sia corretto sintonizzarsi sulla giusta lunghezza d'onda di un rapporto. Io ho militato e diretto per tanti anni, prima le organizzazioni giovanili, poi i partiti, un partito che ha portato alla fondazione del PD e poi il Partito Democratico del Lazio, quindi ho avuto un'esperienza personale innanzitutto, e ne sono orgoglioso, non sono tra quelli che lo nascondono, di militanza e di direzione politica di un partito. Poi negli ultimi 5 anni, e ne ho sofferto anche, sono un po' scomparso dalla frequentazione del partito, ma l'ho fatto per scelta. Primo, perché credevo che il contributo maggiore che potessi dare alla mia comunità era quello di dimostrare che dopo il 2008, e quindi quell'anno drammatico della grande sconfitta, ci fosse in questa regione un'esperienza di governo, la provincia di Roma, non l'opposizione alla giunta Alemanno Polverini, ma diversa da quelle amministrazioni, e quindi che il vero contributo dovesse essere non quello di impicciarmi nelle vicende politiche interne, ma quello di tenere coperto quel fronte. E questo io penso sia stato utile per tutti, perché ci permette oggi di affrontare questa sfida che abbiamo davanti anche con la solidità del poter dire che in questa regione il centrosinistra, e un centrosinistra c'è stato. E se io ricordo i commenti quando vinse la Polverini, ora Zingaretti e la provincia di Roma sono morti, perché c'è Berlusconi, c'è Alemanno e c'è la Polverini, e noi siamo qui invece a preparare la grande battaglia per chiudere la pagina nera in questi casi della destra della nostra regione. Il secondo motivo della mia, diciamo, ritrosia, e lo voglio dire perché ci credo, nell'essere presente più alla vita di partito, che ripeto, per come sono fatto io, mi conosce, è stato anche uno sforzo, perché poi a me piace forse di più l'odore della polvere, della battaglia politica, è stato il fatto che io ho assistito in molti casi devastanti in Italia di come poi chi di noi si è trovato per una fase della propria vita a gestire il potere in maniera dissennata ha usato questo potere anche per condizionare la vita politica del partito. E questo è stato un dramma che ha creato dei mostri e ha lasciato deserti. E invece io credo in questo, noi siamo in un partito che si chiama orgogliosamente democratico, ma permettetemi di portare con me un pezzo della mia identità, credo in quell'Enrico Berlinguer che spiegò tanti anni fa la necessaria distinzione tra la politica dei partiti che debbono non solo esistere ma essere forti e radicati nella società, e la lontananza dalla gestione della cosa pubblica da parte dei partiti, perché se questa dimensione si confonde, noi a volte anche per l'interesse di parte e dentro l'interesse di parte dei gruppi che fanno parte del soggetto politico, la salvaguardia della qualità del governo, cose che avete detto, passa anche per l'individuazione di un equilibrio, dall'idea di essere diversi da loro, perché siamo in grado di affermare valori diversi, come abbiamo ascoltato, ricette migliori, ma anche da una gestione
trasparente della cosa pubblica al servizio del bene comune e non di chi in maniera temporanea la governa e la gestisce. E quindi ho fatto di tutto perché, ripeto, una presenza politica non volesse dire l'utilizzo della cosa pubblica ai fini personali, di gruppo o di sottogruppo. Peraltro sono contento che ne stiamo uscendo, anche grazie alle primarie, sia sul leader che sulle parlamentari. Stiamo entrando in una fase nuova della vita del partito, nel quale io mi auguro sia molto segnata dal superamento della fase del rigido sistema correntizio che ci ha fatto perdere a volte il senso dell'identità unitaria della famiglia. E guardate che anche per una nuova generazione ha rischiato contro di voi di tenere escluso il merito e il valore delle persone a scapito della fedeltà, che invece in un partito politico non deve esistere, perché non si è fedeli in un partito, si deve essere leali in un partito politico, e dentro il partito politico deve stare. Ora si apre una fase nuova, se vinco ritornerò ai ranghi di partenza, ma fatemi sfogare questi 3 mesi che almeno ritorno in una battaglia politica. Secondo punto importante, lo avete detto, la base del rapporto che una nuova generazione dovrà avere con la nuova esperienza di governo deve essere quella di far e di rendere egemone e presente il tema della questione giovanile anche in questa regione, che ha, posso chiederti di mettere una, perché se no non vedo, prego, scusa, il tema della questione giovanile, che può essere riassunto, guardate, in una maniera semplicissima, che secondo me voi dovete raccontare per quello che è e che avete raccontato nelle denunce che ho ascoltato. Il punto di partenza è che un ragazzo o una ragazza che oggi nasce, lavora o studia in questa regione ha meno possibilità di realizzare i suoi sogni o le sue aspettative di un ragazzo o di una ragazza che nasce o vive a Modena o a Firenze o in Toscana o in Lombardia, anche per colpa del fatto che si trova a nascere, a vivere, a crescere in una regione che ha rimosso dalle sue politiche l'attenzione ai temi che avete posto. E quindi c'è un grande tema di ingiustizia nei confronti di una generazione. E una generazione del Lazio deve scendere in campo per immaginare una nuova fase storica, per combattere con questa percezione di ingiustizia. Un ragazzo che oggi nasce in un paese africano ha meno chance di un giovane che nasce a Bommersvik in Svezia, ovviamente, e questo lo sappiamo. Meno coscienti siamo che il livello di degrado delle istituzioni e delle politiche attive sul lavoro, sull'università, sul diritto allo studio, sulla mobilità, rende ormai questo nostro territorio, dopo lo dirò anche con dei numeri, meno competitivo al punto tale di togliere chance a una generazione che infatti spesso se ne va o all'estero o in altre comunità. E questo è un grande tema. E noi dobbiamo vincere, e se io ho accettato con grande gioia questa sfida, è perché noi dobbiamo dimostrare che questa operazione la può fare la politica, perché c'è una buona politica. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo candidato a quel livello di governo persone anche straordinarie, Badaloni, poi Marrazzo, poi la stessa Bonino, ma in qualche modo avevamo rifiutato di accettare su di noi il peso della rappresentanza di un'idea diversa di governo, scegliendo anche sempre altre personalità. Questa volta, visto che la politica è la responsabile del degrado nella quale la regione è caduta, dovevamo dimostrare che c'è una cattiva politica, quella, che c'è una reazione a quella cattiva politica, che è il populismo e il plebiscitarismo che affiora in questo paese sotto i più diversi volti, che c'è la rinuncia e l'astensionismo,
e poi c'è una nuova proposta che è la buona politica, e quindi dobbiamo combattere per vincere, per dimostrare che c'è una buona politica. Lo dico perché come partiamo è molto importante, i contenuti che avete espresso, il fatto che il programma non c'è, lo stiamo scrivendo con internet, con i gruppi di lavoro, al quale vi chiedo di partecipare, è perché noi dobbiamo aprire una fase nel quale la condivisione e la partecipazione sarà importante, perché il nostro principale avversario questa volta non sarà la destra, o solo la destra, o solo i candidati che metteranno in campo. Il principale nostro avversario, anzi la nostra principale sfida, sarà convincere quelle ragazze e quei ragazzi, in primo luogo, che delle elezioni regionali non gliene importa nulla, che si rifugiano nell'astensionismo o si rifugiano nel voto clientelare di chi gli fa più promesse, in quella diffidenza, perché come ha detto giustamente Eugenio, di quei ventenni che hanno conosciuto la politica nell'era di Berlusconi, che quindi non possono, se non hanno una capacità intellettuale propria, non avere diffidenza nei confronti della politica, che spesso intacca anche noi, perché la differenza non la percepiscono, un po' per colpa loro, a volte forse pure un po' per colpa nostra. E quindi la battaglia delle regionali è una battaglia ovviamente per vincere contro gli altri candidati, ma poi per scatenare strada per strada nelle scuole, nelle università, una grande campagna per ridare dignità alla parola politica, che dimostrerà che le cose cambiano e possono cambiare e possono cambiare, perché non è vero che le leggi sul diritto allo studio che non esistono o l'assenza di un'alternativa sono tutti dati figli del caso, no, sono figli di gestione sbagliata e dissennata, ma non è vero che siamo destinati al declino. Quindi noi dobbiamo innanzitutto porci il problema della riconquista della fiducia nei confronti dei cittadini, sapendo che la grande questione, lo avete detto anche questo, sarà quello di ricostruire un modello di sviluppo della nostra regione che non c'è più. Il racconto che ho ascoltato delle aziende in crisi ci dice poi questo, che noi non ce la facciamo più per tanti motivi, ad esempio perché il Lazio ha un'identità fragile, è spezzettato, e noi dovremo dimostrare che siamo quelli che questo nuovo modello di sviluppo sarà possibile costruirlo. Per questo Eugenio ha ragione da vendere quando dice una fase costituente della regione, perché io, tenterò di dirlo, ho la strana sensazione che la regione che c'è non serve a nulla se l'obiettivo è costruire un nuovo modello di sviluppo e attuare le politiche che anche voi avete detto. Perché quella roba lì non serve. E quindi noi, prima del programma, dovremo addirittura intervenire su quegli elementi strutturali che rendono inadeguato lo strumento regionale per raggiungere gli obiettivi. Perché dico questo? E vengo al tema politico che io credo sia la nostra grande sfida per dimostrare innanzitutto alle giovani generazioni che si può cambiare e si può aprire una fase diversa. Per farlo dobbiamo andare al nocciolo del problema che sta dietro alle crisi che avete denunciato nei posti di lavoro, all'assenza di risorse sul diritto allo studio, a politiche obsolete sugli affitti e sul tema dei diritti delle persone o all'assenza di investimenti sulle infrastrutture. Cerchiamo di guardare il problema e non solo di vedere il problema. La differenza dei film è questo, cioè chi vede un film e poi però non riesce a cogliere. Qual è il tema che unisce tutte le cose che ci siamo detti? Quello che unisce quello che ci siamo detti è il fatto che nel 1990 l'Italia produceva il 5,3% del PIL del mondo, che era la stessa cifra di India, Cina e Brasile messo insieme. Noi 5,3, India, Cina e Brasile 4,8. Nel 2017, se non accade nulla, loro passano dal 4,8 al 21,7. Noi passiamo dal 5,3 al 2,5. E cioè da due comunità, peraltro quella di oltre 2 miliardi e mezzo di persone e noi di 60 milioni, producono negli anni 90 la stessa quantità di prodotto interno lordo,
si è aperto un trend che porta nel 2017 loro al 21 e noi al 2,5, e cioè a un drammatico crollo della capacità di produrre ricchezza in Europa e dentro l'Europa innanzitutto di alcuni paesi, tra cui l'Italia. Voi pensate che negli ultimi 12 anni noi abbiamo avuto una crescita talmente bassa che ci frega solo San Marino e lo Zimbabwe, credo, in termini di capacità di crescita. Perché in questa zona gli esempi purtroppo sono molti, il vecchio modello di sviluppo ci ha messo fuori dei sistemi. E il tema del diritto allo studio è importante, perché o si riparte da lì o noi non riaccenderemo i motori del progresso. E noi siamo, abbiamo fermato la crescita per un motivo molto comprensibile, non solo perché i nuovi mercati asiatici hanno avuto la possibilità di produrre a costi che in Europa e in Occidente sono improponibili per i costi sociali, ma perché noi siamo usciti dalla capacità di produrre i beni che il mondo consuma, perché siamo rimasti fermi sull'innovazione dei beni prodotti e dei sistemi produttivi per arrivarli a produrre. Ad Anagni, se io fossi venuto 40 anni fa e avessi chiesto a un'assemblea di giovani chi di voi o dei vostri padri e madri ha il bene di consumo che in quel momento l'Italia, il mondo consuma di più, made in Italy, e 40 anni fa era l'automobile, non tutti, ma l'80% avrebbero alzato la mano. Ma se io chiedessi oggi a voi chi di voi è proprietario del bene di consumo che nel mondo si consuma di più in questo momento e che quindi produce ricchezza, fatto brevettato in Italia, che è il cellulare col touch screen, nessuno alza la mano. Eppure l'America confida di aprire, di alzare del 2% il PIL interno a seconda di quanto l'Apple 5 o il mini iPad riusciranno a produrre ricchezza. Sono esempi, però è questo il cuore del problema, è che noi stiamo nella competizione dentro un modello e con un modello produttivo per tanti motivi, ma se vi va ci rivediamo affronteremo pure i motivi, ma la sostanza del problema è che noi abbiamo un sistema produttivo e di sistema che non ce la fa stare dalla competizione, e le scelte che si sono compiute negli ultimi anni sono tutte sbagliate, perché hanno massacrato la scuola, l'università, la ricerca, la formazione, le reti, lo stato sociale, eccetera, 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 perché quello che ha vinto come tentativo di risposta alla crisi è il taglio dei costi, non distinguendo che la spesa pubblica non è tutta un costo. I viaggi con lo champagne e le ostriche del concittadino di questa città in Sardegna sono un costo, le borse di studio universitari sono spesa pubblica che produce ricchezza. Invece la cultura dei tagli lineari che il ministro Tremonti ha inaugurato per negare una cogente necessità di entrare nel merito ci consegnano un paese stremato, ma non che ha messo in campo un altro modello di sviluppo, che è quello esattamente che dovremmo fare noi nel Lazio. Ed è qui la crisi della democrazia e della rottura delle giovani generazioni con la democrazia, che si manifesta con una voglia di partecipare, perché vedete, la democrazia in Italia è stata forte negli anni 60, negli anni 70, negli anni 50, certo per i valori, la democrazia, la libertà, l'antifascismo, ma anche perché era uno Stato che includeva. La riforma Fanfani, la riforma De Gasperi sull'agricoltura e la riforma agraria, sul diritto alla casa, lo statuto dei lavoratori o il sistema sanitario nazionale, sono state grandi riforme che hanno incluso nella democrazia chi 40 anni fa aveva la vostra età, perché c'erano i diseredati che a un certo punto gli hanno dato la terra, la casa, pure la bicicletta, la macchina, l'aratro, e quindi da zero sono diventati cittadini della democrazia. Non avevano la casa, gliel'hanno data, gli ha permesso di fare figli, di fare eccetera, 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 eccetera. Il dato di questa vostra generazione è che da 25 anni quel sistema si è interrotto, perché lo Stato, la nostra democrazia, non è più in grado di includere e tiene fuori milioni di persone. E quindi, ecco che ritorna il tema, la politica.
si pone questo problema di come si riforma lo Stato e si rimette in moto un meccanismo di innovazione e di nuova inclusione, oppure la politica perde e quindi cresce la rabbia, l'indignazione, soprattutto quando poi, oltre a perdere, ruba. È un'altra cosa ancora diversa, ancora peggiore, perché c'è e che non si risolve con le pacche sulle spalle. L'unico modo è metterci la faccia e dimostrare che invece si può aprire una fase nuova, anche una fase diversa. Si può? Io penso di sì, e penso che anche nel Lazio lo possiamo fare. E questa è la sfida, è anche un po' la parola immagine che abbiamo scelto, perché si può fare. E si può fare, la dico anche qui brevemente, perché quei tassi di crescita fermi da noi, ma che crescono in India, crescono in Cina, crescono in Russia, crescono nei paesi dell'est, crescono addirittura un po' in Africa, crescono in Brasile, ci dicono che ci sono in questo momento nel mondo 80-100 milioni di persone che corrono, consumano, nuovi consumatori, investono, cercano ricchezza, cercano luoghi dove atterrare ed investire e cercano per farlo cose che noi abbiamo e rifiutano purtroppo anche cose che brutte che noi abbiamo. Cercano in positivo la peculiarità e la forza del nostro sistema paese, che ad esempio è l'arte, la cultura, il design, l'enogastronomia, la bellezza, gli orizzonti, il clima, una classe lavoratrice che ancora c'è, che ha un buon livello di know-how e che quindi gli permette di portare qui investimenti sulle tecnologie avanzate, come avete detto, non mi ricordo chi parlava delle industrie anche in questo comparto, che producendo qualità nell'information technology ha bisogno di una mano. E noi questa roba ce l'abbiamo, non l'abbiamo tutelata però, perché eravamo legati a un modello produttivo diverso da quello che invece oggi ci si richiede e quindi non ci siamo stati attenti. E poi rifiutano questi mercati che si affacciano anche un altro comparto di cose che noi invece abbiamo uguale, non dovremmo avere. Uno, primo fra tutti, la corruzione; secondo, il ritardo sulle reti; terzo, la fragilità dei sistemi del sapere e della formazione; quarto, la burocrazia; cinque, uno stato sociale che, producendo precarietà, sta massacrando la qualità e il know-how del mondo del lavoro, che è un altro pezzo. Il precariato non va bene non solo al precario, ma il precariato non va bene a un paese che vuol stare della globalizzazione, perché uccide in un paese la qualità della forza lavoro e che quindi abbassa la competitività del sistema paese. E quindi noi il cambiamento lo dobbiamo proporre sapendo che si può cambiare, anzi si può vincere se cambiamo. Nel Lazio questo si può fare, non solo si può, ma si deve, perché un'altra fandonia che bisogna diciamo, eliminare è che ci sarà un momento nel quale il PIL riprenderà a crescere, come per magia. Non è vero, non succederà. Il PIL italiano ricomincerà a crescere solo quando le comunità locali italiane troveranno una loro via dello sviluppo. E quindi quando i sistemi territoriali si rimetteranno in campo immaginando una via d'uscita e ricominceranno a correre. E noi possiamo farlo, in questo siamo fortunati, più di altre zone del paese, perché qui la seconda regione italiana per prodotto interno lordo è ancora una regione con grande potenzialità. Noi produciamo 172 miliardi di euro di PIL all'anno, 172 miliardi, che è più del PIL del Portogallo, che è quasi il doppio del PIL dell'Ungheria, che è 100 miliardi, che è quasi il PIL della Grecia, che è circa 190 miliardi, della Grecia, di cui parla il mondo da 3 anni. Bene, il Lazio ha un prodotto interno lordo che è simile alla Grecia, più del Portogallo, il doppio dell'Ungheria, e che quindi è una grande potenza economica ancora, e quindi ce l'ha gli strumenti per stare nella globalizzazione e ha il suo modello produttivo ancora, e per questo è importante, e non è una pacca sulle spalle dire ce la possiamo fare, se no riprendiamo in giro anche noi cittadini, è su questo che ci dobbiamo
scornare per immaginare un modello, e per questo vale la pena vincere, non per sistemare qualcuno o per lo sottoscritto, perché c'è la possibilità di voltare pagina, io ne sono convinto, non è vero che sarà dura, ma c'è la possibilità, perché poi questo comparto produttivo è fatto di un settore che, stando nella globalizzazione, noi abbiamo distretti industriali fragili ma competitivi ancora su settori di punta, alcuni devastati, penso alla ceramica, ma anche lì devastati perché non hanno investito sulla qualità, ma sono comparti produttivi importanti. Ci sono settori produttivi ad alta specializzazione che possono stare nel mondo, pensiamo all'aerospazio, all'elettronica, all'information technology, che stanno qui e non stanno in altre zone dell'Italia. Noi abbiamo un sistema di piccole e medie imprese, eccellenze produttive e di grandi multinazionali che rappresentano una garanzia della forza lavoro e che sono tutti settori importanti che dentro una strategia, se cambiamo, stanno bene dentro la globalizzazione, perché sono punti di produzione che stanno nella competizione non solo sul costo del lavoro abbassandosi, ma su una fascia alta che ci aiuta per metterci in campo. Chiaramente, se rimangono isolati in una regione dove non si cammina, non si viaggia, non ci si muove, non ci sono reti, non ci sono possibilità, la competitività si perde, come vedrete. Secondo, noi siamo una regione che ha sul proprio territorio un quarto dei beni archeologici, monumentali e ambientali del pianeta Terra, una cosa pazzesca, pazzesca. Un quarto di tutti i beni archeologici, monumentali, di artistiche e patrimonio artistico mondiale sta qui da noi. E infatti abbiamo 17 milioni e mezzo di visitatori, di turisti dal mondo, che, visto che non siamo organizzati e ce ne siamo fregati, per la stragrande parte va a Roma, a Civitavecchia quando scendono dalle navi, a Fiumicino quando scendono dall'aeroporto e poi se deve tornare a casa. La seconda meta religiosa, mi sembra ancora dal Giubileo in poi, del turismo religioso, che è una, oltre a un grandissimo fatto culturale, anche una grande risorsa per i territori. La seconda è Assisi, in Umbria. Io non vengo a fare l'anti-umbro e fare il leghista, però c'è da riflettere su questo, dell'assenza e di quanto paghiamo l'assenza di politiche intelligenti di promozione dei territori. Perché non è che dobbiamo solo aumentare e andare a prendere i turisti in Cina, no, quei 17 milioni e 6 stanno a Roma, però poi rimangono a Roma, e se ne vanno da Roma non vengono in questi territori. E quando dite, giustamente è stato detto, la mobilità, i treni, il ferro, non solo è giusto per quelli che ci abitano, ma perché è anche l'unico modo per dire a un cinese: dopo San Pietro vieni qui. Va bene, non possiamo pretendere che quello con la frusta ce lo portiamo, è una punizione, no? 7 ore in macchina, le infrastrutture sono legate a un modello di sviluppo. Vedete che torna il tema, perché noi siamo furbetti, furbetti del quartierino. Il turismo è una grande opportunità per chi? Se lo è anche per il turista, lo è anche per noi. Se invece noi pensiamo che, visto che c'è una potenzialità, è un diritto avere, no, dobbiamo cambiare, così come la potenza di avere 200.000 ettari di parchi e riserve naturali, e quindi tutta una serie di punti di vantaggio. Però pensate, sempre l'Europa ci ricorda che negli indici di competitività dei sistemi produttivi, fra tutte le città e le grandi città, ma no, sulle città europee, mentre Londra è al quarto posto per indice di competitività e Parigi al nono, Roma è la regione al 136esimo, cioè loro al quarto, Parigi al nono, noi 136esimo, perché, ripeto, si è affermato un modello di sviluppo che non tiene. Perché? Perché siamo stati fermi a gestire il vecchio modello di sviluppo, una politica, come abbiamo visto con l'ultima vicenda della Regione Lazio, pigra e non in grado di guardare al futuro, ha gestito la cosa pubblica per salvarsi, e fatemelo dire, per salvare il proprio culo dentro la crisi, perché non era in grado di immaginare il futuro,
producendo una frattura con la democrazia e dicendo che tanto non c'è niente da fare perché c'è la crisi del mondo e quindi la colpa è quella. Non è vero, perché la crisi c'è, ma dentro la crisi ci sono comunità che ce l'hanno fatta, che stanno uscendo dalla crisi perché trovano la loro identità in Europa e anche più di noi in Italia. E allora, prima del programma addirittura, noi dobbiamo essere quelli che danno una regione a Lazio, perché le cose, le denunce che voi avete fatto su tutti i temi non si sono fatte per politiche sbagliate, ma anche perché quell'istituzione si è ingolfata e ha cambiato l'ordine delle priorità. Voi pensate che nel Lazio noi siamo la penultima regione per produzione di leggi, quando le regioni dovrebbero innanzitutto fare le leggi, e abbiamo poche nuove leggi e tantissime vecchie leggi. Nel Lazio ci sono 1500 o 1700 leggi e nessuna legge quadro. La legge quadro è quella legge che unisce i settori e quindi non spezzetta e non fa diventare matto l'imprenditore asiatico o anche di Anelli che vuole aprire un'impresa dentro la Babele della legislazione. 1500 leggi regionali, poi metteteci le leggi nazionali, le autorità di bacino, i consorsi bonifici, l'incubo di chi grazie allo startup vuole mettere in piedi una propria attività. Ecco perché dici, ma perché quello di Modena ce l'ha fatta, io no? Perché sei nel Lazio e quindi c'è una barriera in più, e ci sono 1700 leggi per un fatto elementare. Ma perché qua arriva Zingaretti, non ci ha pensato nessuno prima, ma è talmente chiaro. No, no, è chiaro il fatto. Il problema è che ci sono 1500 e 1700 leggi, cioè una babele di sistema amministrativo, perché quando c'è questo caos si crea il clima e la situazione giusta per la corruzione, per rubare e per chiedere per dire. Questa è la verità. Perché quando il diritto si scontra con l'incubo di poter vedere riconosciuti i propri diritti, si costruisce quel brodo che porta al favore e trasforma il diritto al favore. Allora, prima del programma, la grande missione sarà quella della semplificazione, dell'avvio della stagione delle leggi quadro, a cominciare da quella sul diritto allo studio, che noi non vogliamo scrivere, ma dal 2 gennaio aprire dentro le università, con gli studenti e le studentesse, con il corpo docente, scriverla insieme e chiedere una campagna elettorale alla quale il centro-sinistra non chiederà solo di votare, ma quella di scrivere la nuova legge sul diritto allo studio regionale con il nostro impegno, entro i primi 6 mesi della legislatura, di approvare la nuova legge sul diritto allo studio che scriviamo insieme dentro l'università, con una campagna di militanza civile e civica degli studenti, per scrivere il proprio futuro, anche per dimostrare che la campagna elettorale sarà diversa. Non chiediamo solo il voto, anzi chiediamo innanzitutto le idee e ci impegniamo noi a trasformarla in una proposta di legge per dimostrare che si può fare e si può cambiare. Secondo, dovremo distruggere il caos decisionale di quell'istituzione, che oggi ha 272 centri decisionali. 272 centri decisionali rendono impossibile l'applicazione di qualsiasi programma, anche il più bello del mondo, perché è evidente che c'è una sovrastruttura che la rende impossibile. Se ci aggiungete la babele delle aziende regionali che vincolano spesso il motore dello sviluppo, capiamo quanto è impossibile, e anche quello lo dovremmo fare. Come aggredire il tema della sanità e come aggredire il tema della realizzazione di politiche serie su altri punti fondamentali. E sulla sanità, le cose da fare, anche qui, guardate, sono ormai abbastanza chiare. Io certo che sono spaventato da quello che dovremo fare, ma noi dovremo proporre e costruire un processo indispensabile, se no le risorse per fare le altre cose non ci sono. E non le dico, giustamente Andrea lo ricordava, diceva una cosa giusta e vera. O noi affrontiamo quel tema o
5 anni non ce l'abbiamo fatta. E per affrontare il tema sanitario nel Lazio noi dobbiamo fare due cose semplici, almeno nell'impianto, ma se le facciamo insieme diventano anche semplici fatti. Il primo, capire come colpire la grande follia del costo eccessivo di beni e servizi, i sovraccosti legati agli imbrogli, ai doppioni, alla corruzione, agli standard non rispettati. E quindi il primo grande pilastro del modello sanitario del Lazio dovrà essere su questo. E come si fa? Non solo, giustamente, come in senso diciamo, mettendo persone oneste e pulite ai posti di comando. Dico io che non basta. Ma l'abbiamo fatto, eppure eccolo lì, non è bastato. Il grande assente del modello sanitario del Lazio è l'assenza delle verifiche, dei controlli, del monitoraggio, degli obiettivi, del perché uno sta 5 anni a fare il settore sanitario e non è in grado nessuno di dirgli se ha raggiunto dopo un anno l'obiettivo che si era prefissato. La Toscana ha cambiato il modello sanitario quando ha chiamato l'Università La Sant'Anna di Pisa, ha chiesto un criterio di monitoraggio della qualità dei servizi, li ha applicati e ha reso quel sistema di monitoraggio sull'obiettivo, sulla qualità dei servizi, lo strumento per giudicare le persone sulla sanità. Perché anche questa storia, che sono tutte eccellenze, e non è vera certe volte, è molto più legata al fatto che c'è un amico che scrive sul giornale di punta e mi fa 7 articoli nel quale qualche cattivo vuole chiudere l'eccellenza. E siccome questo accade soprattutto a Roma, quando si è tagliata soprattutto nella rete sanitaria del Lazio e nei territori lontani dai salotti nei quali la campagna di lobby è più forte. Questa è la verità. Allora, siccome il sindacato non è super, per peraltro l'ascolto, cosa che mi danno, tutti ci dovrebbero, e non siamo stupidi, tutti dovremmo provarci a fare il confronto con queste lobby, noi dobbiamo introdurre criteri oggettivi di valutazione della qualità dei servizi e dei bisogni dei territori ai quali rifarci. Secondo, cambiare il modello sanitario. Cambiare il modello sanitario vuol dire uscire dall'incubo che l'unico presidio sanitario pubblico è l'ospedale, che costa 10 volte di più o 15 volte di più di forme di presenza sanitaria migliore, di prossimità e anche di prevenzione della malattia. Uno va in ospedale quando deve andare in ospedale, quando proprio non c'è più alternative per lo stretto tempo necessario ad affrontare l'acuto. Ma c'è tutto un bisogno di sanità che oggi è ospedalizzato perché non c'è alternativa, che costa al pubblico 20 volte di più. E invece noi dobbiamo e proporremo le case della salute, con i medici di famiglia, le parafarmacie, che cominciano dai territori ad essere più presenti. Noi non potremo più avere un modello di sanità, noi andremo a una ricollocazione anche degli ospedali, perché c'è bisogno di riportare strutture ospedaliere o di garantire strutture ospedaliere sui territori. Ma la cosa più importante è garantire che in ospedale ci si stia il meno tempo possibile, e quindi, e su questo siamo tra gli ultimi in Italia, per cui ci sono patologie che in Emilia Romagna in un giorno entri e esci, qua ti devi ricoverare 3 giorni, e nessuno giudica e nessuno controlla e poi lo Stato paga, e poi però una sanità di prossimità che fa la prevenzione con il medico di territorio, che evita che tu ci arrivi all'ospedale e che costruisce con l'integrazione socio-sanitaria alternative. Quando uno degli esempi più drammatici, ma più belli, del bambino Gesù, che ha patologie, pensiamo ai bambini malati di leucemia, che portano i bambini a dover fare cure difficilissime ogni 3 giorni, ma che hanno per esempio collocato la residenzialità di questi bambini in strutture sociali e parasanitarie che costano 100 euro al giorno la degenza contro le 700, 800, 1000 euro dentro una struttura sanitaria. Questo dovremmo andare ad intaccare. Quindi no agli sprechi, il nuovo modello sanitario. Quindi, come vedete, la fase che si apre è una fase in questo di combattere, di tensione ideale, di idee chiare su dove dovremmo andare a colpire, e molto alla ricerca di due cose sulle quali io penso voi potete e dovete essere i protagonisti. La prima, le idee nuove,
perché voi e noi tutti non abbiamo la fortuna di essere nati o di vivere, che so, dopo quel periodo in cui Henry Ford inventò un modo di produrre le macchine e per 50 anni ci hanno campato tutti nel mondo. Cioè un modello produttivo fondato sulla catena di montaggio che produceva ricchezza, che cambiava da zona a zona, ma per 50 anni è andata bene. Il modello produttivo ha tenuto, il fordismo ha garantito. No, noi viviamo in un momento del mondo nel quale non è chiaro a nessuno come produrre ricchezza. E quindi lo dobbiamo un po' inventare. E qui serve una nuova generazione. Noi dovremo riformare tutto il comparto del credito, perché il modello del credito che era funzionale a quel vecchio modello di sviluppo, come abbiamo ascoltato sulla casa, o il sostegno alle imprese, ha garantito in passato l'esistenza della capacità di produrre ricchezza. Ma noi ad esempio oggi serve un modello di credito su questa regione che vicino alle università, ad esempio finanzia le start-up, le idee che si incontrano, la finanza e le imprese producono aziende e ricchezza, e che quindi quel modello di sviluppo che non produce più lavoro lo sostituiscono con un altro più competitivo. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che non difendiamo il posto di lavoro, ma difendiamo la persona che c'è dietro il posto di lavoro. Cioè gli diamo la garanzia che se lo perde, perché quell'azienda è chiusa o chiude, il punto non è continuare a dare risorse pubbliche, quindi di tutti, a baracconi, magari a multinazionali che una volta che incassano i soldi poi scappano, ma investire su un modello di welfare che, primo, se perde il lavoro non lo fa rimanere solo, gli garantisce la formazione continua e soprattutto garantisce risorse pubbliche alla costruzione e all'invenzione di un nuovo modello produttivo. Che ad esempio, due giorni fa abbiamo dato gli ultimi 500.000 euro alle start-up delle giovani imprese della provincia di Roma, sono intervenute una ragazza rumena e una ragazza italiana che sono diventate, conto a loro, miliardarie, hanno dato non so quante centinaia di posti di lavoro su una piattaforma web che le ha portate per 9 mesi a stare nelle botteghe artigiane del sud-est asiatico a raccontare le storie di questi artigiani, i loro volti, i loro prodotti, e oggi è il primo sito in lingua inglese più usato negli Stati Uniti d'America e in Canada per l'artigianato sudamericano, e sono partiti con un investimento tutto privato sullo startup della loro piattaforma e che garantisce oggi lavoro in tutto il mondo, perché stanno arrivando anche qui da noi, e che sono partite da nulla, da zero, e oggi nel mondo le uniche realtà che producono lavoro vero sono quelle realtà delle quali i luoghi della formazione, della creatività, dei talenti, della finanza e della produzione stanno insieme. Quindi chi lo ha detto, mi pare Silvia, hub di incontro per non far rimanere sole le persone, e chi studia ti permetta di essere in contatto. In questo mondo che crea lavoro in questo modo, pensate che nel Lazio non esistono venture capital, non ci sono gli hangars per i progetti a sostegno delle giovani imprenditorie. In Italia quelli che ci stanno sono solo a Milano. Cioè noi non abbiamo un sistema di credito che guarda la possibilità di intercettare l'idea creativa che può diventare prodotto. E quindi se ne vanno giustamente non solo quelli che vogliono studiare, ma se ne vanno pure quelli che hanno un'idea e poi non riescono a realizzarla. Quindi servite, perché c'è un grande bisogno di idee e poi c'è un grande bisogno di persone che queste idee le possono interpretare in maniera corretta. Io non ho mai creduto, come questo penso si sappia, in un'idea distruttiva della rottamazione intesa come cancellazione di una storia e di un'esperienza. Però credo molto, questo sì, in una rottamazione meritocratica, e cioè nel superamento di un'idea nel quale l'esperienza diventa l'arroganza di negare ad altri che la propria idea possa essere giudicata come quella di chi ha più esperienza o più tempo. E in questo c'è bisogno che le nuove idee camminino anche su
un'altra generazione che vuole scrivere la sua pagina di storia. Siccome nel Lazio io penso che noi questo lo possiamo fare, oggi è stata la prima occasione, ma io mi auguro davvero che non solo con la costruzione del programma che terrà in considerazione queste sollecitazioni, ma anche poi nella costruzione di queste politiche, questa sia la prima di una lunghissima serie di opportunità nelle quali lavorare insieme. Ah, grazie a tutti.